Ciao a tutti! Allora, oggi faccio la pasta panna e prosciutto, davvero una pasta semplicissima e molto molto veloce da realizzare, sempre come la faccio io. Quello che utilizzo è prosciutto cotto, del normalissimo prosciutto cotto, panna da cucina, mia mamma ha preso questa, panna da cucina e poi un po' di latte per far amalgamare bene poi gli ingredienti. Burro. Sale, c'è chi aggiunge anche un po' di pepe, ma io di solito non lo metto mai. E adesso vi faccio vedere. Ok, allora parto con il prosciutto. La confezione ne contiene 80 grammi e sono 6, 7, mi sembra sulle 8-9 fettine così. E io per il momento ne ho prese 6, anche perché le taglio tutte quante piccoline, quindi. Vediamo. Il procedimento è sempre come quello dell'altra volta, io le arrotolo, poi le taglio a metà e poi ci faccio tante listerelle così. Poi, visto che a mia mamma non piace particolarmente il prosciutto, lo taglio ancora a pezzettini più piccoli, in modo che comunque, visto che lei non ama particolarmente, non ci sono pezzettini grandi che magari li può dar fastidio o non piacere. Poi io uso questo qui perché appunto l'avevo già qua, però va benissimo appunto qualsiasi prosciutto. Se magari è quello fresco, ancora meglio. Ok, le ultime due. Scusatemi, la luce che è un po' quella che è, perché qui il tempo è bruttino, cioè nevica da stamattina, quindi c'è veramente poca poca luce. Adesso magari. Vedete, do una tagliata un po' così generale, in modo se ci sono pezzetti che sono rimasti un po' grandi, e poi vado a mettere tutto in padella. Ecco qua, sulla padella ho messo un pezzo di burro, non grandissimo, però neanche poco. Adesso, appena si scioglie un po', vado ad aggiungere il prosciutto cotto. E metto, io metto solo burro, non metto olio per appunto questa ricetta del prosciutto. Questo si scioglie. E intanto mi preparo anche la pasta, che io uso solitamente una pasta corta. Non so perché, però ci vedo meglio una pasta corta che si amalgama meglio. Adesso vedete, ci butto, una volta che è sciolto più o meno tutto, ci butto il prosciutto così. Incomincia un po' a rosolarsi e a prendere il sapore. Ok, nel frattempo comunque do sempre una mescolatina e lo lascio andare a fuoco medio per buoni 5-6 minuti, in modo che appunto si rosoli per bene. Però senza comunque bruciacchiare. Una volta che è ben rosolato, poi mettiamo la panna. Ok, una volta che ha rosolato per bene, aggiungo la panna e le aggiungo un po' alla volta, in modo che così la facciamo amalgamare bene e abbasso il fuoco. E mescolo. Aggiungo ancora un po'. Io di solito uso tutto il barattolino di panna perché così, se
viene proprio una bella pasta corposa. Allora, io ho aggiunto tutta la panna e adesso continuo a mescolare, sempre tenendo il fuoco basso, e se vedo che appunto piano piano la panna diventa un po' più cremosa e incomincia a addensarsi, aggiungo del latte in modo da far amalgamare bene sia la panna col prosciutto, in modo anche da ridare un po' più di liquidità alla panna. Comunque lo faccio andare molto molto piano e aggiungo anche un pizzico, ma proprio un pizzico di sale fino. Nel frattempo ho anche già buttato la pasta, ho dovuto fare un mix di paste perché corte, perché per non aprire un nuovo pacco di pasta. E allora, ecco, adesso do una mescolatina e poi ci vediamo quando metto il latte e tiro fuori la pasta. Ok, come vedete la panna si è molto molto accorpata, quindi butto un po' di latte. Così diventa un po' più liquida, mantenendo sempre il fuoco basso. E adesso la lascio andare finché appunto la pasta non è cotta, quindi ancora per 5-6 minuti. Ecco qua. Ok, adesso come vedete il sugo si è abbastanza rappreso ed è pronto per appunto versarsi dentro la pasta. Ecco qua, l'ho messo la pasta, adesso mescolo per bene in modo che tutta la pasta assorbi bene il sugo e poi vi faccio vedere il piatto finito. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo video. Ciao!